Buongiorno a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, con me Maurizio Possega per questa serie di interviste dedicate al Trading League Master. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a te, Stefano. Buongiorno e benvenuto. So che per te è un'esperienza relativamente nuova, dato che da oltre 20 anni, circa 20 anni, fai trading, ma sei una persona estremamente riservata ed è una delle cose che ho più ammirato di te negli anni. Adesso piano piano ti stai, diciamo, un pochino aprendo al grande pubblico e partecipi come ospite d'onore, e che onore aggiungerei, a questa gran finale della Trading League. Come mai questa decisione di aprirti piano piano dopo appunto 20 anni di silenzio? Mi incuriosisce molto questo aspetto. Ma allora diciamo che effettivamente sì, hai ragione, 20 anni e 20 anni essenzialmente non passati sui palcoscenici, ma sono sempre rimasto abbastanza in sordina. 20 anni di sfide, direi, dal mio punto di vista professionale, perciò mi sono messo in sfida con i mercati, con vari tipologie di mercato, e questa la vedo come un'ennesima sfida. Voglio provare un po' a mettermi un po' in competizione, mettere un po' in competizione quello che ho creato in questi anni ed espormi un po', perciò diciamo che è anche una sfida con me stesso nel provare a superare, o meglio, a raggiungere ulteriori obiettivi che fino adesso non ho ancora mai raggiunto. Perciò vediamo, insomma, ci proviamo anche Sì, in questo. guarda, è molto interessante perché poi adesso lo spieghiamo bene, tu fai prevalentemente trading automatico, quindi il fatto di, tra virgolette, esporti dopo appunto 20 anni di lavoro, soprattutto come ci racconterai su programmi, programmazione, algoritmi e quant'altro, forse rimuove la componente emozionale, nel senso che il tipico trader discrezionale, una volta che dice vado long, vado short e ha deciso lui in quel momento e lo fa davanti a una platea, probabilmente ha un impatto emotivo forte anche rispetto alla gestione della posizione. Dovrebbe essere una cosa dalla quale tu sei esentato, è corretto? Sì, allora diciamo che è corretto assolutamente. Adesso ormai il mio trading è praticamente automatico al 99%, perciò effettivamente c'è dietro un algoritmo che genera delle operazioni in base agli eventi che accadono sul mercato, e questo ovviamente è un gran vantaggio, perché a tutti quanti gli effetti io non cioè decido a priori l'operazione. Una volta che poi io vado a dare l'ok alla macchina, la macchina esegue come un trader dovrebbe fare, cioè senza porsi poi condizioni, emotività e così via. Certo che in una gara tipo la Trading League l'emotività potrebbe fare dei brutti scherzi, perché una cosa è stare nel proprio ufficio concentrati solamente su questo, un'altra cosa è ovviamente pensare che in quel momento stai competendo contro qualcuno che magari di poco è davanti a te e tenti di fare qualcosa che nella giornata normale non faresti mai, perché magari appunto non avrebbe senso. Nel mio caso questo non succederà, proprio perché ci sono dei parametri ben messi all'interno dell'algoritmo, e io ovviamente non potrò, non interverrò, non è che non potrò, ma non interverrò di sicuro. Ok, ecco, esatto, era questo che volevo chiederti, cioè cambierà qualcosa in corsa o appunto hai una strategia che manterrai a prescindere per tutta la settimana di trading? No, l'idea di mantenere la mia strategia che ho deciso, insomma, di operare durante quella settimana, perciò dovrei rimanere tutti i 5 giorni con la stessa strategia. Ok, e tu sei un trader, diciamo, a livello di size di grosse dimensioni. Nella mia testa, uno dei più grandi trader non solo in Italia, ma al mondo. E non voglio lusingarti perché in 20 anni non te l'ho mai detto, quindi non è certo questo che cerco. Però la size, per quanto riguarda la gara, senza dare numeri, ma la ridimensionerai un pochino o lavorerai con dimensioni alle quali sei abituato? Parliamo di controvalore. Allora sì, no, diciamo che la ridimensionerò un pochino, perché altrimenti avrei, diciamo, visto che vedo di competere per riuscire a fare anche una buona posizione, ovviamente ho pensato anche questo, perciò andrò un po' a limare a livello di size massima, proprio per tentare poi di avere una percentuale di gain nella competizione migliore. Perciò diciamo che le size con le quali andrò a lavorare durante la competizione saranno di alcune centinaia di migliaia di euro, non superiori a queste cifre qua. Solitamente invece nel mercato normale, insomma, lavoro con anche alcuni milioni in condizioni che mi permettono, perciò sicuramente in questo momento andrò a lavorare invece con cifre più basse, proprio per riuscire a ottenere una performance migliore.
Ecco, invece, per quanto riguarda la parte decisionale del tuo lavoro, come hai ben descritto prima, cioè l'algoritmo si decide, si mette in moto, si fa partire. Voi con Algebrica, la tua società, ogni quanto rivedete l'algoritmo? Ci sono cadenze fisse di revisione o anche, per esempio, una decisione come quella di ieri, lunedì 3 dicembre, sui dazi, modifica un pochino le dinamiche, forse anche le correlazioni, e quindi vi impone esogenamente una decisione, una revisione? Allora, diciamo che la variabile che ci fa porre più modifiche è sicuramente la volatilità del mercato. Noi guardiamo molto il VIX in generale, per avere una panoramica proprio globale di qual è la volatilità del momento, ed è quella che soprattutto ci porta a dettare delle modifiche. Poi ci sono delle micro variabili che possono andare ulteriormente a modificare. Uno dei principali strumenti che noi utilizziamo per soprattutto su questa strategia sono tutti quanti i BTP, soprattutto, infatti vedrete, probabilmente, meno me lo auguro, sono parecchie operazioni sui titoli di Stato, e di conseguenza andiamo a vedere spesso quotidianamente il differenziale BTP Bund, proprio per, anche qua, per settare la strategia al massimo. Perciò le due variabili importanti per me sono VIX e spread BTP Bund. Ecco, oltre ai titoli di Stato che hai citato, appunto BTP e Bund, lavori prevalentemente sul mercato obbligazionario. In questo periodo su quali titoli ti orienti? Rimani su questi o avrai anche altre cose, o stai lavorando anche su altre cose? Io mi immagino che l'80% delle operazioni sarà proprio su titoli di Stato, non solo italiani, e poi avremo sicuramente delle operazioni anche sui corporate, dove in alcune condizioni di mercato si generano delle belle occasioni. Spero che ce ne siano, in modo, insomma, da dare una buona performance per la competizione, ma anche, insomma, da far vedere qualche bella operazione. Ovviamente dipende molto, cioè dipende un po' molto dalla situazione. Alle volte ci sono delle obbligazioni corporate anche piccoline, che però danno delle belle soddisfazioni, proprio perché magari succede qualcosa a livello dell'azionariato, e perciò di conseguenza si trasmette sul mercato. Un po' come invece prima con Algebrica, diciamo, noi andiamo a cercare soprattutto a livello di algoritmo le inefficienze del mercato, perciò essenzialmente noi andremo a cercare delle situazioni dove per qualche motivo l'obbligazione, il fair value dell'obbligazione, non è in linea con il mercato, o meglio con il nostro algoritmo che tenta di individuare qual è il prezzo corretto, perciò in quei momenti lì l'algoritmo andrà ad operare. Certo. Allora, una domanda su Algebrica, perché Algebrica non nasce in un giorno, appunto è il frutto di 20 anni di lavoro, c'è un team di programmatori alle tue spalle che ti supporta e che supporta il lavoro che fai quotidianamente, appunto, sui mercati. E la mia domanda è: per chi volesse iniziare un trading automatico come il tuo di alto livello, oggi rispetto a 20 anni fa, le barriere all'entrata sono più alte, cioè iniziare è più complesso? Cioè, se Maurizio oggi iniziasse a fare trading, riuscirebbe in 20 anni a costruire la stessa cosa? Beh, molto più difficile, perché effettivamente 20 anni fa il mio trading system era il mio dito e il mio occhio. Attualmente dito e occhio farebbero un po' fatica a fare, diciamo, dei trade interessanti. Si può fare, ma ancora è molto difficile. L'evoluzione per me è stata un po' un'evoluzione seguita anche dalla tecnologia, che evolveva in questi anni, e un po' dal fatto che gli stessi software che stanno dietro ai market maker, che stanno dietro alle banche, si sono evoluti con il mio di software. Adesso arriviamo già a uno che entra in questo momento, arriva subito in un momento dove i software che ci sono dietro sono a un livello molto elevato, perciò per arrivare a fare quello che fa Algebrica ci vorrebbero sia uno studio importante, ma anche in termini di risorse, hardware e di sviluppo, un investimento anche qua importante, perciò non la vedo così semplice. È vero che comunque l'algo trading è anche tanto ovviamente ricerca, ma anche, uso un termine che forse può essere preso un po' così, in maniera un po' da interpretare, però immaginazione. Io mi sono sempre ritenuto un po', anche tra virgolette, artista, ma artista nel senso che nel trading tu vedi dei numeri e devi interpretare un po' quei numeri, che cosa ci puoi fare. La forza di Algebrica e un po' di tutte le idee che sono dietro Algebrica è stata proprio quella di prendere
un sacco di dati e interfacciarli tra di loro, alle volte anche in maniera un po' così, cioè a tentativi. E tante volte il trading dal punto di vista algoritmico è cercare essenzialmente come un altro software che tu non conosci interpreta determinate condizioni di mercato. Certo. Se tu riesci a interpretarlo, hai fatto bingo, perché a quel punto poi o anticiparlo o semplicemente capire se lui da lì a pochi millisecondi farà una determinata operazione. E questo si riesce proprio, come ho detto prima, tentando un po' di interpretare, provare e un po' veramente così immaginando che cosa potrebbe avvenire. Perciò, insomma, davvero, sì, sì, molto interessante. Maurizio, allora, per quanto riguarda la Trading Lì, noi ti aspettiamo da lunedì a venerdì in questa gara che si svolge, come sapete, in un ambito multiday da lunedì a giovedì, e poi venerdì la gran finale, 2 ore in sede qui a Torino con tutti i trader. Tu sarai collegato da New York, mi pare. Se non ci sarò quel giorno. Sì, vabbè, però mettiamo un monitor grande con la tua presenza virtuale. È graditissima, e ti strappo una promessa live, nel senso che sono sicuro che quello che ci hai raccontato è molto interessante per me per primo, ma anche per le persone che ci stanno ascoltando. Quindi magari poi con calma ci ritroveremo in questa formula di intervista, se avrai tempo, per parlarne ancora un pochino più in maniera approfondita, perché davvero ti considero uno dei più grandi trader al mondo e hai moltissimo da trasmettere a tutti noi. Grazie. Quindi va bene, un arrivederci. Assolutamente. Okay, perfetto, grazie anche per questa intervista. Allora, e da lunedì a venerdì ci vediamo alla Trading League. Ciao Maurizio. Grazie, ciao Stefano, ci vediamo.